Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Come certamente saprete, oggi è un giorno mesto, giacché il canale YouTube di Radio Radio è stato oscurato. È stato oscurato perché paga il fio per essere un canale libero di informazione, di verità alternativa rispetto a quella ufficiale. Ho il pregio e l'onore di collaborare ormai da tempo con Radio Radio e debbo dire, al di là di ogni retorica, che si tratta di una vera e propria centrale non allineata di ricerca della verità, non dico di diffusione della verità, che sarebbe fuorviante, ma di libera ricerca dialogata della verità al di fuori del coro virtuoso del politicamente corretto e dell'eticamente corrotto. Radio Radio si distingue da tempo per essere una radio libera, disorganica rispetto ai desiderata della classe dominante. Radio Radio fa giornalismo nel modo serio. Si chiama giornalismo vero e autentico quello che dice ciò che il potere non vuole che si dica. Ebbene, oggi il caso di Radio Radio splende per essere uno dei pochi di vero giornalismo, laddove la maggior parte dei sedicenti giornalisti rovesciano il compito autentico del giornalismo e lo fanno decadere, direbbe Heidegger, in chiacchiera giornalistica, dove si parla di tutto senza approfondire nulla o, in maniera ancora più lampante, si dice soltanto ciò che il potere vuole che si dica e in maniera sinergica si occulta tutto ciò che il potere non vuole si dica. Ebbene, Radio Radio ha infranto il tabù. Radio Radio da subito, grazie anche alla lungimirante e coraggiosa opera di Fabio Duranti, è stato un punto di riferimento per il pensiero non allineato. È la prova provante del fatto che questa era la giusta via e che dobbiamo seguitare lungo questa via, mantenendo la rotta senza curarci degli ostacoli che sempre più numerosi e più gravi troveremo dinanzi a noi. Potremmo anzi dire che ci abbaiano Sancho e segno che stiamo cavalcando. Queste le splendide parole di Don Chisciotte che mi sento di riproporre oggi in questo giorno mesto ma al tempo stesso fiero. È la prova provante, dicevo, che si sta procedendo ostinate controcorrente, si sta calpestando, per così dire, il politicamente corretto. Si sta procedendo in una direzione diversa, di libera, corale, socratica ricerca della verità, al di là dei dogmatismi e, ancora per dirla con Heidegger, del si dice preordinato e politicamente corretto, il cui solo obiettivo è quello di mantenere i cristalli del potere. Radio Radio resta un faro nella notte del mondo nella quale, per dirla con Hölderlin, ci troviamo. Radio Radio prova a gettare luce, non perché dogmaticamente, ripeto, abbia verità da trasmettere ex cattedra, ma semplicemente perché mette in discussione quelle che si pretendono verità ufficiali. Non è quindi uno scetticismo nichilistico quello di Radio Radio, ma è la ricerca appassionata della verità propria di chi, in nome di quella ricerca, contesta le presunte verità che il potere ha interesse a propagandare come tali. Lunga vita a Radio Radio, lunga vita ai non allineati e a quanti abbiano ancora, adesso e sempre, quello che con Hegel vogliamo definire il coraggio della verità. Radioattività con Diego Fusaro.